Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi è l'ultimo mercoledì del mese, per cui gli argomenti sono quelli che mi avete chiesto voi. E quindi parleremo principalmente di tre cose. Parleremo di, allora, primo, material test. Mi è stato chiesto da Daniele e era già qualche tempo me l'aveva chiesto, ma aspettavo appunto l'occasione dell'ultimo mercoledì del mese per poterne parlare qui con voi. Vi farò vedere come faccio io i material test. Non è l'unico modo, ce ne sono altri, ve lo spiegherò dopo. Un'altra richiesta è venuta da Angelo, che mi chiedeva appunto che cos'è l'overscan, come funziona, eccetera, eccetera, e vi parleremo anche di quello. E l'ultima, ma non per ordine di importanza, ma perché proprio dal punto di vista cronologico, è una richiesta di Anna che mi aveva chiesto come faccio a ridimensionare un progetto aumentando le dimensioni, però lasciando inalterati gli incastri. Vabbè, solitamente mi chiedono al contrario, ovvero sia ho il materiale da 3, il progetto è da 4, come faccio? Però diciamo che la lavorazione poi, a fin dei conti, è la solita. Vedremo anche quella. Adesso vi lascio la sigla e cominciamo dopo a parlare di questi tre argomenti. Parliamo adesso di material test dei materiali. Allora, me lo chiede Daniele, allora, e voleva appunto un po' che lo ragguagliassi. Allora, Daniele, io solitamente ho sempre usato, perlomeno fino a un po' di tempo fa, questo sito che è o2creative.co.nz. È un sito del Nuova Zelanda di un appassionato di laser. Io ho iniziato con questi diciamo test dei materiali. Come vedete qui, se io scendo, ci sono tutte le opzioni, quindi millimetri minuti o millimetri secondo, a seconda di quello che si usa, potenza minima, potenza massima. Allora, c'è anche da specificare se il controller gestisce potenza minima e potenza massima. Laser a diodo, praticamente quasi nessuna potenza minima o potenza massima, ce l'ha solo sulla scala dei grigi, e quindi andrà messo il controller usa solo la potenza massima, e questo farà tutto da solo, andando a già quasi tutto predefinito, con un 10% di minimo di potenza e un massimo di 100, quindi 100%, gli step sono di 10 in 10 e così via. Lo stesso per quanto riguarda la velocità, andiamo da potenza minima, la possiamo scegliere. Scusate, velocità minima la possiamo scegliere, velocità massima la possiamo scegliere, e ci mettiamo anche gli step della velocità in millimetri al minuto. Poi vabbè, ci sono le etichette da mettere di qua e di là, e quindi questo lo possiamo fare. Poi se è line o fill più line, solitamente si fanno le line per vedere le incisioni e i tagli, incisioni e tagli. Fill più line fa tutte e due. Tra l'altro adesso fill più line non c'è più, ci sarebbe il multiplo, vabbè, comunque non è un problema questo. Ma da poco tempo è lo stesso Lightburn che ha il material test, e qui nei laser tool troviamo infatti i material test, dove si va ad aprire questo diciamo questa maschera, dove andiamo a mettere noi le nostre velocità e potenze, eccetera, eccetera, a differenza dell'altro, qui possiamo andare sempre, tutto è molto più piccolo perché l'altro viene abbastanza grande come cosa. È fatto abbastanza bene, e o addirittura possiamo anche salvarci il G-code per poter replicarlo più volte, però direi che non è, una volta che facciamo un material test, ci teniamo quello che ha prodotto, ce lo teniamo da parte. Io ho una raccolta di questi, in modo che quando ho dei dubbi, a parte che me li vado a mettere nella mia libreria, qui nella libreria, io praticamente ho tutti i settaggi che derivano dai test del materiale, li metto lì. E quindi quando ho bisogno di qualcosa, anche se io solitamente sono abituato, quando vado a fare una lavorazione,
anche se so che è sempre quello lo spessore del materiale, il tipo di materiale e così via. Io ormai da tempo cosa faccio? In un piccolo angolino dove magari ho già lavorato e così via, vado a fare un cerchietto, se devo tagliare, se devo incidere, per vedere che le impostazioni, che più che altro non lo faccio per le impostazioni, ma lo faccio più che altro per il fuoco, perché spesso ogni tanto mi capita di dimenticarmi di mettere a fuoco, per cui magari non voglio combinare disastri, mi faccio sempre una mini lavorazione fatta a cerchietto con quei parametri per vedere se va tutto bene. Torniamo al nostro test del materiale. Allora, cosa consiglio io? Consiglio di fare dei test con poche caselline, quindi magari invece di fare 10x10 io faccio solitamente 5x5, quindi vado a farne 5x5 e vado all'inizio a fare abbastanza differenza fra il minimo e il massimo. E perché? Perché almeno poi accorcio il range e poi dopo quando sono vicino al range che mi va bene sia come taglio che come o come incisione, poi lo vado a affinare e praticamente spreco meno materiale rispetto al test che ho fatto vedere prima, che è però molto più completo, eccetera, eccetera, e anche questo però diciamo che non ci sono problemi, e vado poi al fino, quindi ne faccio uno, magari parto da, che ne so, 10% di potenza fino a 85, io difficilmente vado sopra l'85, e lo faccio con 5 caselle, quindi più o meno fa da 10, 85, mi divide circa per 20 e qualcosa. Possiamo anche provarlo a fare, però non stiamo a perdere tempo, ve le provate e così via. Una volta fatto quello, vado a vedere quelli che mi si avvicinano di più e i valori che mi interessano e vado a restringere il campo, quindi parto da differenze abbastanza notevoli sul primo test per poi andare piano piano a ridurre le cose. Quello che è importante è il livello. Questi sono i livelli che userà, che questo lo 00 è per diciamo il vero e proprio test, mentre questo lo 01 è quello che vogliamo dargli nelle etichette, quindi come dovrà andare ad incidere le etichette. Allora, io l'unico consiglio che posso dare è questo: test vanno fatti, punto. Cioè non crediate che si possa evitare di fare test. Quindi, anche perché lo stesso spessore di materiale cambia la composizione, il tipo di legno, eccetera, eccetera. Quindi facciamo i test e, come vi dicevo, partire da un range abbastanza ampio di potenze e di velocità, per poi andare a fare un restringimento del campo di prova e andare appunto a andare al fino, andare a cercare proprio la misurazione, e poi ce la andiamo a portare sulla libreria dei materiali, così ce la ricordiamo, abbiamo sempre questa cosa. E fare sempre, se volete un consiglio, un piccolo test di un cerchiettino, una piccola parte del materiale che tanto sarebbe comunque di scarto, perché in un punto magari che abbiamo già fatto qualcosa, così via, per vedere se tutto va bene. E anche penso che anche con Daniele di avere abbastanza esaurito l'argomento. Comunque c'è un video anche che avevo fatto di test dei materiali, magari ne rifarò uno un pochino più aggiornato con questo. Allora, parliamo di overscan. Ho fatto due forme, sono due forme riempite, perché solo col riempimento viene effettuato l'overscan. Se io apro la forma con il livello 00, quella nera, vedete che qui ho la sovrascansione. Se io lo metto in linea, invece, mi cambiano i parametri, la sovrascansione non c'è perché l'overscan lo fa solamente con il riempimento. Allora, in questo caso rimetto il riempimento e ho messo tutti e due parametri uguali, uno al rendimento, il riempimento con overscan, e uno senza overscan. Allora, l'overscan, praticamente il laser fa un movimento di 2,5% in più di tragitto in base alla velocità che ho impostato sul livello. Per esempio, questo qua ho 250, mi fa un overscan di 1,04 mm per ogni bordo, all'inizio e alla fine. Se io lo facessi a una velocità di 250, vedete 0,10. Perché? Perché in base alla velocità l'overscan aumenta il
diciamo, il pezzo, il tragitto che va a fare, perché va un po' di più in modo che sia sicura che andando leggermente oltre la luce del laser si sia spenta. Con l'anteprima ve lo spiego meglio. Faccio l'anteprima di tutte e due, questo di sinistra ha l'overscan e questi trattini rossi che vedete sui due bordi è proprio l'overscan, cioè quella parte di passaggio che fa senza la luce accesa il laser per essere sicuro che si spenga giustamente il laser. Questa non fa l'overscan, per cui come risultato avremo che questo avrà i bordi leggermente più bruciati perché non va oltre, quindi praticamente decelera e decelerando per tornare indietro il laser è ancora acceso e attivo e brucia un po' di più. Per cui per fare dei riempimenti più precisi e più uniformi, diciamo, si usa l'overscan. Non usarlo si risparmia qualcosettina di tempo, ma in effetti diciamo, il lavoro non viene tanto tanto bene, viene meglio con l'overscan. Il 2,5 è un parametro che dà Lightbulb per predefinito e quindi volendo si possono fare delle prove, ma insomma penso che Lightbulb abbia provato qual è la soluzione migliore. Quindi diciamo che con l'overscan si lavora leggermente meglio. Ora, questo è il file che mi ha mandato Anna, che è un file SVG. Allora, solitamente io prima di andare a fare qualsiasi lavorazione do un'occhiata ai tracciati. Quindi taglio queste cose che non mi interessano e do un'occhiata ai tracciati. Quindi seleziono questo e con l'editazione nodi vado a vedere un po' come funziona. Qui vedo subito una particolarità, che c'è un nodo, vedete qua, dentro al nodo di inizio del percorso tracciato, c'è un nodo strano che a mio avviso non ci dovrebbe essere. Vedete, c'è questo nodo qua. Guardiamo se comporta qualche problema. A questo punto vado, sono in editazione dei nodi, vado a fare un break perché voglio andare a separare questo. Quindi mi posiziono qui con la B di break. Ecco, vedete cosa ha fatto? Mi ha tagliato questo, mi ha escluso questa parte. Proviamo a farlo anche qua. Cosa succede? Qui va bene. Però mi ha aperto il tracciato. Quindi non riesco a capire come mai. Torniamo indietro per vedere se risistemiamo tutto. Guardiamo anche se altri tracciati hanno questo problema. Questo penso di sì perché eccolo qua. Anche questo lo andiamo a vedere, zoomiamo qua e abbiamo anche qui questo. Ecco, ogni nodo finale ha un nodo che non ci dovrebbe essere. Dobbiamo sistemare questa cosa perché altrimenti non riesco a lavorare con i break, perché proviamo poi in quest'altro sempre con questo qui e andiamo a fare magari un break come ho fatto l'altra parte, break in questo punto. Vedete? Mi toglie un pezzo di percorso. Allora, da una ricerca che ho fatto, a volte succede, ho letto che succede, che i file SVG non sono così precisi, quindi possono dare qualche inconveniente in questo modo, come ho visto adesso. Quindi cosa ho fatto? Io questo qui l'ho salvato come AI, quindi Adobe Illustrator, e andiamo a importarlo come Adobe Illustrator. Quindi importo. Importo casetta, una chiesetta più che una casetta, Adobe Illustrator, e lo mettiamo qua e guardiamo cosa succede se qui ho lo stesso problema. Allora vado a selezionare questo e logicamente lo devo selezionare in maniera normale per poi andare a fare l'editazione dei nodi. Ecco, vedete che adesso è normale come nodo e se io vado a fare un break su questo nodo me lo fa tranquillamente. Ok? Quindi praticamente c'era quella cosa che mi andava a disturbare. Ok, allora possiamo procedere con quest'altro segmento, con quest'altro progetto. Vado a togliermi
questo che non mi interessa tanto, l'ho duplicato con, diciamo, il file AI e questo me lo vado a cancellare, quindi vado, seleziono e elimina. Anna mi aveva chiesto di ridimensionare questo progetto e di aumentarlo del circa il 20%. Quindi io cosa faccio? Vado a selezionare tutti gli elementi del progetto, poi vado qui dove c'è la percentuale, dove sono le larghezze, altezze e in percentuale. Mi aveva chiesto circa il 120%. Col lucchetto chiuso scrivo 120, do l'invio e mi si ingrandisce tutto del 20%. Logicamente mi si ingrandiscono anche gli incastri e andiamo a misurare gli incastri, appunto. Vediamo, prendo lo strumento misura e li abbiamo da incastri da 3 mm, come erano prima, sono diventati 3,6 perché sono il 20% in più. Ora vediamo come faccio io solitamente per andare a fare le cose. Allora, la maggior parte degli oggetti sono duplicati, per cui agisco su uno e poi me li duplicherò. Allora, partiamo da questo. La cosa più semplice è andare a ridimensionare questo incastro, diciamo proprio incastro femmina, chiamiamolo così. Vediamo che è 360x43. Andiamo a sbloccare il lucchetto e al posto di 360 circa, ok, mettiamo 3,0. Lo andrà a centrare, quindi quando farò così con gli altri rimarranno tutti uguali. Adesso me lo metto al centro, ingrandisco un po' e vado a lavorare questo tracciato. Allora, innanzitutto andiamo a vedere quant'è questo è 360, giusto così per confermare. Ok, allora andiamo in editazione nodi e vado a fare una B di break qua, in questo punto, e poi vado a fare una B di break qua, in quest'altro punto, in modo di aver separato. Se io torno qua, prendo, come vedete, me lo posso separare questo segmento che è di larghezza 35, 9, quindi 36, perché l'aveva ridimensionato, lo porto a 3 mm preciso, poi me lo vado a duplicare perché ne ho bisogno di un altro da quest'altra parte. E questo, andando con lo snap, me lo vado a riportare sul percorso, dopodiché con CTRL vado a selezionare tutto questo discorso, qui tutto il tracciato, e faccio, no, ho fatto M, mi sono sbagliato, ma devo fare questo che è l'unisci, quindi praticamente ho riunito tutto il percorso. L'unisci lo faccio con questo tasto. Diciamo, chi non ha il BK c'è la scorciatoia Alt J. Allora, abbiamo questo, devo andare a fare la stessa cosa qua, quindi ritorno in editazione di nodi. A questo punto non mi serve più separarlo, posso andarlo tranquillamente a togliere questo pezzo di percorso in questo modo, delete con tutto, poi seleziono questo, me lo vado selezione normale, me lo vado a duplicare, poi vado in ribaltamento, me lo vado a ribaltare dall'altra parte, non serve, l'avevo già duplicato, quindi non serviva lo stesso, riprendo, porto qua, ok, con CTRL faccio così. E poi ritorno in tastiera editazione nodi e raggruppo nuovamente il tutto. Questo lo vado a cancellare perché non mi serve più. Vado adesso a andare a modificare questi incastri e devo portare anche questi, devo portare a 3. Quindi vado a selezionare tutto il percorso. La cosa che mi interessa è capire di quanto è inclinato questo segmento, per cui vado con lo strumento di misurazione. E vedete che mi dice che è di meno 135 gradi, quindi praticamente per renderlo orizzontale dovrò dargli un'inclinazione di 45 gradi. Posso quindi chiudere lo strumento di misurazione, e però devo andare a separarlo da tutto l'elemento completo. Quindi vado in editazione nodi, faccio come ho fatto prima, quindi break qui e break qui. A questo punto è separato. Quindi vado in selezione normale, me lo vado a prendere e gli vado a dare,
controllando che questo sia sempre al centro, questo è il punto di ancoraggio per farlo ruotare in quel modo lì, vado a ruotarlo di 45 gradi e mi si mette in orizzontale. A questo punto cosa faccio? Vado a cambiare la misura, lo metto orizzontale perché altrimenti non saprei come che vi faccio vedere se non lo metto. Vediamo adesso se è così. La misura che mi dà una misura di 13x13 perché in diagonale mi prende tutto l'ingombro, per cui non lo so e quindi devo andarlo a raddrizzare. Quindi faccio 45 gradi e a questo punto posso portarmelo a 3 mm. Ok, a questo punto rivado a fare meno 45 per rimetterlo in posizione e lo potrò riposizionare. Prima però cosa faccio? Me lo vado a duplicare per altre 3 volte, perché uno mi servirà qua, uno mi servirà qua, duplico, questo mi servirà qua e questo duplico e mi servirà qua. Allora qui prendo lo snap e lo incollo, lo metto sul percorso. Ora non l'ho preso bene, facciamo così, bisogna sempre un po' ingrandire, lo vado a unire, vado a togliere tutti questi, li vado a sostituire con questi 3 che ho fatto. Logicamente questo lo dovrò andare a ruotare di 90 gradi, di 90 gradi, e lo stesso questo dovrò andare a ruotare di 90 gradi. Qui per togliere gli altri vado in editazione di nodi. Come ho fatto prima in editazione di nodi, non sto a fare dei break per toglierli, vado semplicemente a fare delete, quindi vado a togliere tutti i nodi sia a questo che a questi altri. Poi non faccio altro che con lo snap andarlo a incollare, quindi non ve lo faccio vedere per tutti per non perdere troppo tempo. Ecco, dopo un po' di lavoro sono riuscito a sistemare tutto. Quello un pochino più complesso è stato questo incastro, però anche con questo ce lo siamo cavata bene perché avevamo questo riferimento per prendere la misura. E Anna, penso che con questo siamo a posto. Ecco, mi auguro che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi chiedo come al solito di mettere un like, iscrivervi al canale se non lo siete ancora, campanellina. E ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima volta.